Quei modelli sono estremamente utili, nel senso che consentono di testare qualche cosa. In passato mi preoccupavo del guadagno dei riflessi propriocettivi nell'animale vivente, nella scimmia. Però per impostare l'esperimento abbiamo fatto un modello, cioè non l'ho fatto io, ma una persona che si occupa di modellistica neurologica, ha fatto dei movimenti, l'abbiamo guardato, eccetera, eccetera, in modo per poter poi valutare quali sono i punti importanti, quali sono i dati che esattamente servono. Quindi i modelli sono importanti. I modelli non è che rappresentano semplicemente uno strumento, non è che rappresentano una verità. Rappresentano uno strumento che serve per pulire il disegno sperimentale. Quindi questo, perlomeno nel mio campo, i modelli della memoria, modelli di questo, di quest'altro, che servono per poi fare degli esperimenti e poi modificare il modello, insomma, di fare una dialettica tra esperimenti e modello. E in questo senso sono molto importanti, perché permettono anche di vedere dove sono i buchi logici. Se ci sono molte, molte variabili, e spesso negli esperimenti ci sono molte variabili, la mente umana può avere delle difficoltà a tenerle tutte quante presenti e particolarmente a vedere come le varie variabili interagiscono fra di loro. Nel modello è semplicissimo. E quindi si vede subito come si deve poi cambiare l'architettura dell'attività sperimentale. I modelli diciamo, umani di riferimento sono estremamente importanti, principalmente al principio della propria carriera. Molto, molto importanti. E sono importanti dal punto di vista che stile di vita il modello ha, quali sono i valori che questo modello umano ha, quali sono le strategie di ricerca, quali sono i buchi culturali che uno ha che deve riempire in qualche maniera, insomma, questi sono strumenti importanti. E sono più, diciamo, gli aspetti morali che non forse quelli tecnici. Cioè, se la persona è il modello a cui uno si ispira, che vorrebbe poi eventualmente imitare, deve essere una persona di profonda onestà, onestà intellettuale, che deve avere. C'è sempre la tentazione negli scienziati che raggiungono un certo livello di visibilità, di spostarsi dal punto di vista della visibilità e incominciare a fare le cose con una certa superficialità. È molto importante che la persona a cui si riferisce non è turbata da questi elementi superficiali di vanità, è invece continuamente, anche quando ha delle ragioni per inorgoglirsi, deve lo stesso continuare ad essere una persona di peso intellettuale e non una persona che ha un certo grado di superficialità. Questo è molto importante.